saluto a tutti voi, un saluto al tavolo della presidenza. Il presidente mi sollecita i tempi. Non sarò quindi, anche perché l'ultimo intervento non sarò logorroico. L'analisi però sarà impietosa. Le trasformazioni e i cambiamenti continui costringono i lavoratori a vivere sospesi tra ciò che non sono più e ciò che non sono ancora. I diritti si infragiliscono, le tutele traballano, le incertezze invece si stabilizzano. Questioni che pensavamo di aver affrontato e risolto, sconfitte per sempre, si ripresentano, non sono morte, si sono solo trasformate. Come ha dato ragione a chi sosteneva che niente si distrugge, tutto si trasforma. È la medesima realtà, il vivo e il morto, il desto e il dormiente, il giovane e il vecchio. Questi infatti mutando sono quelli, e quelli di nuovo mutando sono questi. Il vecchio lavoro alla catena di montaggio non è affatto superato, è uscito dalle fabbriche, è entrato nei cantieri, nei supermercati, nei centri di distribuzione, negli uffici. È rinato in forma digitalizzata. A parole si esalta la squadra, nei fatti l'organizzazione del lavoro è sempre più spezzettata e frammentata, i ritmi sempre più cadenzati, frenetici, controllati, le mansioni sempre più parcellizzate, le conoscenze richieste sempre più gregarie, sminuzzate all'interno di uno schema prestabilito. L'attività annullata. La tecnologia per funzionare ha bisogno di questo tipo di lavoratori. Lo scopo della vecchia catena di montaggio era costringere tutti, i più veloci e i più lenti, a lavorare al ritmo del nastro trasportatore, con l'uomo ridotto ad un oggetto, uno strumento, tra tanti, al servizio della produzione. Consulenza guidata, campagne commerciali, numeri di appuntamenti in agenda, tempi di attesa, quadri d'insieme, tasso di abbandono, numero di operazioni svolte, numero di clienti serviti, tempi di apertura sportello, monitoraggio tempo cambio turno, numero di appuntamenti svolti con vendita. Non sono altro che la nuova organizzazione scientifica del lavoro, il nuovo modello fordista che, come la Fenice, risorge in versione digitalizzata, che si presenta in una maniera ancora più subdola, perché se ieri ad essere sfruttato era solo il corpo, oggi con il lavoro diventato sempre più cognitivo, ad essere sfruttata è la mente, che si deve piegare alle regole della digitalizzazione, e l'uomo è di nuovo retrocesso a utilità del sistema produttivo. Un operaio di FCA si urina addosso, perché non può staccare dal ciclo della produzione. Gli operai di Amazon lavorano con musica assordante, perché devono avere l'impressione di non lavorare, ma di essere in discoteca. Un operaio trapiantato di fegato viene licenziato, perché non si trova una mansione compatibile con la sua patologia. Bill Gates, il fondatore di Microsoft, si è spinto a dire che i robot che svolgono lavoro umano devono pagare le tasse. Noi non siamo così rivoluzionari, ma ci permettiamo di affermare che se le conoscenze tecnologiche, così come le conoscenze scientifiche, sono il frutto del lavoro e del sapere dell'uomo, il loro utilizzo deve essere condiviso. Esse devono essere considerate patrimonio dell'umanità e non proprietà esclusiva della parte datoriale. Non devono servire a fare stare bene pochi e fare stare male molti. I lavoratori rivendicano, quale loro nuovo diritto,
la partecipazione al governo dei processi di sviluppo tecnologico, la condivisione delle finalità, per farne davvero uno strumento di sviluppo e di crescita economica e sociale, e non un mezzo di riduzione di certezze e di opportunità. La tecnologia deve migliorare e non peggiorare le condizioni di lavoro. Chi pensava di essersi affrancato si sbaglia, chi pensava di essersi emancipato si confonde. Martellata dopo martellata stanno scomponendo diritti che pensavamo acquisiti per sempre, anche quelli più elementari. Aumentano e si espandono incertezze, disuguaglianze, disparità. Viviamo in un'azienda dove, pur svolgendo lo stesso lavoro, esistono due tipi di stipendi. Uno nella versione accessoriata, con tutti i comfort, e uno low cost, che puoi ritirare direttamente al discount. Nella serie è un dopo che non ne posso fare a meno. Viviamo in un'azienda dove per alcune categorie di lavoratori esistono due tipi di orario: quello legale, di 36 ore settimanali, e quello praticato nella versione extra large, di durata non stop. L'azienda è convinta che solo i migliori creano valore, tant'è che il giorno 17 c'è la convention degli OSP Best Performers. In Poste non c'è più posto per il fattore umano, non c'è più posto per lavoratori normali, ma solo per top performers, per talenti. Negli uffici nuovo modello di servizio tutto deve essere perfetto, efficiente, veloce, funzionale. La qualità prima di tutto. Non c'è posto per operatori lenti. Questi devono essere segnalati. Il RAT gira per le filiali e invita a indicarne i nominativi. Provvederà lui personalmente a spostarli negli uffici più periferici, dove a suo dire faranno meno danno. L'azienda mostra il suo volto peggiore. Si tenta di praticare e di espandere i fenomeni di darwinismo sociale, la selezione della razza, la sopravvivenza della specie, l'esaltazione del più forte. Per i nostri manager solo i migliori meritano di sopravvivere, i più performanti, i più produttivi, i talenti. L'azienda dal volto disumano. Per qualcuno è efficienza, ma per noi è solo involuzione culturale, arretratezza mentale. Dobbiamo riportare il lavoro a dimensioni più umane, tendere ad altri obiettivi, poter fallire, ma avere la possibilità di poter anche ricominciare, senza che la dignità della persona ne sia minimamente intaccata. Non bisogna cercare le persone di talento, ma creare le condizioni per far emergere il talento che c'è in tutte le persone. La parola d'ordine è cambiamento. I lavoratori da sempre sono abituati al cambiamento. Sanno bene che devono resettare continuamente se stessi. Hanno abbandonato le cascine, le campagne, le mucche, le capre, per andare a fare gli operai nelle fabbriche. Hanno svestito la tuta della fabbrica per andare a lavorare nel terziario. E oggi, se il sistema tecnologico gira così bene, è perché ci sono quegli operai che hanno imparato a farlo funzionare. Sono i manager, invece, che devono cambiare, che devono rimettere al centro delle loro strategie non solo l'innalzamento della produttività, ma anche la persona. I lavoratori non sono una forma di vegetazione spontanea sparsa per l'azienda. Chiedono normalità, avere un lavoro, ma poter anche sorridere, fare una passeggiata, poter avere anche una famiglia, poter avere anche dei figli, poter andare ai colloqui scolastici, accompagnare il bambino all'asilo. Nient'altro che normalità. Il lavoro non è il fine, ma il mezzo. Non si nasce e si cresce per lavorare, ma si lavora per poter nascere, crescere e realizzarsi.
Chi ascolta le sirene aziendali che dicono che oggi non c'è più bisogno di sindacato si sbaglia. Saremmo condannati a un rapporto impari. Da una parte il lavoratore solo e indifeso, dall'altra la parte datoriale sempre più forte ed arrogante. Ti dicono se devi o non devi scioperare, ti privano di un diritto costituzionale, ti convocano a corsi pomeridiani e non ti pagano, ti costringono a fare i corsi, i learning a casa senza retribuirti, si sono impossessati persino delle ferie, ti dicono loro quando e se le devi fare, i primi giorni del mese non si può, gli ultimi giorni del mese nemmeno, se ci sono corsi in filiale non li devi chiedere e quando non ti servono ti chiamano e ti dicono che devi smaltire le ferie. Un'azienda ossessionata dalle vendite, perennemente incinta, non partorisce bambini, ma azioni commerciali, una, a volte due, a settimane, il parto gemellare. Dobbiamo liberarci una volta per tutte dalle scorie tossiche delle pressioni commerciali. Il settore commerciale avvelena l'aria, la rende irrespirabile, è vertiginoso, convulso, improvvisato. Troppi che ti dicono cosa fare e pochi che ti aiutano a fare. Bravo! Dobbiamo asciugare i disagi, ridurre l'arbitrio, la discrezionalità, la sudditanza, mettere i piedi su tutto ciò che ci appartiene. Non sono accettabili pratiche di job rotation che hanno ridotto i dipendenti a popolo di senza fissa dimora, che mettono continuamente in crisi l'io professionale della persona. Non sono accettabili politiche meritocratiche avvolte nella nebbia, che si prestano al ricatto, che costringono alla sudditanza psicologica. Non sono accettabili spalmature di budget non trasparenti, dove spesso uffici con meno risorse vengono assegnati budget più alti. Non è accettabile che la parte variabile non contrattata e non condivisa, sottratta alla contrattazione collettiva, arrivi al 70% della remunerazione. Non sono accettabili barriere anagrafiche nei percorsi di carriera. La comparsa di un ciuffo di capelli bianchi non può determinare il fine corsa di una persona. Non è più accettabile l'attuale assetto inquadramentale perché non corrisponde più all'impegno e alle conoscenze richieste. L'aria quadra, ultima battuta, noi l'aria quadri Pino la dobbiamo allargare e non restringere, perché questa non è l'azienda di 20 anni fa, è un'azienda che chiede sapere, competenze, il lavoro è sempre più cognitivo e non è possibile che vuole inquadrare tutti a livello di manovale, devono decidere, se vogliono le competenze l'area dei quadri deve essere allargata e non ristretta. Dobbiamo riportare uguaglianza, giustizia, parità di opportunità per tutti, di avere quelle certezze che sono via via venute meno, uscire dall'aula, sottrarci alla sudditanza, al ricatto, alla sottomissione, tracciare una linea netta, ma dovremo farlo insieme. Abbiamo bisogno della condivisione e del sostegno di tutti. Restare rannicchiati non giova a nessuno. Non so se riusciremo a ottenere ciò di cui abbiamo bisogno, ma da domani dobbiamo incominciare a scrivere un nuovo capitolo, tutti insieme, sapendo che non perde chi arriva ultimo, ma perde chi non partecipa. Grazie.